La nostra esistenza è qualcosa di essenzialmente irrequieto. Per questo motivo l'inattività completa ci risulta piuttosto insopportabile, determinando la più spaventosa noia. Si possono conoscere i filosofi solo attraverso le loro opere, e in nessun modo con esposizioni di seconda mano. Chi mi vorrà superare potrà andare in larghezza, non in profondità. Si dovrebbero usare parole ordinarie per dire cose insolite. Le cause non determinano il carattere della persona, ma soltanto il manifestarsi di questo carattere, cioè le azioni. Un uomo deve pur sapere ciò che vuole e sapere ciò che può. Solo così mostrerà carattere e solo allora potrà compiere qualcosa di buono. La vera eloquenza consiste nel dire il necessario e soltanto il necessario. La malvagità, si dice, la si sconta nell'altro mondo, ma la stupidità in questo. È la cattiveria il collante che tiene uniti gli uomini. Chi non ne ha abbastanza si distacca. Con poco sapere, ma di buona qualità, si produce di più che con moltissimo sapere di cattiva qualità. Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla. Nessuno si è mai veramente sentito felice nel presente, a meno che non fosse ubriaco. Le più alte, le più varie e più durevoli gioie sono spirituali. La verità e l'originalità troverebbero più facilmente posto nel mondo se coloro che non sono in grado di produrle non cospirassero di comune accordo per non farle venire alla luce. Fra uomini esiste per natura soltanto indifferenza, ma fra donne già per natura vi è inimicizia. L'ignoranza degrada l'essere umano solo quando si trova associata con la ricchezza. La gente comune si preoccupa unicamente di passare il tempo. Chi ha un qualche talento pensa invece a utilizzarlo. Ci si consola dei mali della vita con il pensiero della morte e della paura della morte con i mali della vita. La fedeltà coniugale è artificiale nell'uomo e naturale nella donna. Gli scopi egoistici sono gli unici sui quali si possa contare con sicurezza. L'intelligenza è invisibile per l'uomo che non ne possiede. Tutti gli uomini vogliono vivere, ma nessuno sa perché vive. Insegnando, impariamo. Se non fossimo così interessati a noi stessi, la vita sarebbe così poco interessante che nessuno di noi sarebbe in grado di sopportarla. La brevità della vita, tanto spesso lamentata, potrebbe forse essere quel che la vita ha di meglio. Le religioni sono figlie dell'ignoranza e non sopravvivono a lungo alla madre. La religione è il capolavoro dell'arte dell'ammaestramento di animali, perché addestra la gente su come deve pensare. Dei beni ai quali non è mai venuto in mente a un uomo di aspirare, egli non sente la mancanza. Si sappia che le menti scadenti sono la regola, le buone l'eccezione, le eminenti rarissime e il genio un miracolo. Il talento colpisce un bersaglio che nessun altro può colpire. Il genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere. La vita somiglia a una bolla di sapone che continuiamo a gonfiare il più a lungo possibile, ma con l'assoluta certezza che scoppierà.